Buonasera a tutti, ci troviamo allo spazio Oberdan di Milano ed è qui con noi Luca Gallesi, curatore del ciclo Intelligenze Scomode del Novecento. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo deciso di fare un omaggio innanzitutto a Giano Accame, di cui ricorre tra poco l'anniversario della morte, proiettando un primo ciclo di documentari prodotti dalla RAI, incentrati su figure di pensatori o fascisti o accusati di fascismo, che vengono qui visti nella loro dimensione artistica, culturale e letteraria. Abbiamo iniziato con Ezra Pound, perché è l'autore a cui Accame teneva tantissimo e a cui è dedicato un libro. Ecco, durante il ciclo, insomma, verranno proiettati dei documentari che già la RAI aveva utilizzato per una omonima serie. Sono esattamente i documentari prodotti dalla RAI. RAI Educational ha prodotto una serie di una ventina di documentari che sono stati mandati in onda molte volte. Si parla di una prima produzione circa una decina di anni fa, che ha proseguito in varie serie e, andando in onda varie volte su Rai 3, anche a orari, diciamo, notturni, hanno riscosso un interesse notevole. Quindi abbiamo deciso di riproporli a un pubblico che non sia quello televisivo, in orari che permettano a tutti di poterli seguire. Ecco, dall'8 febbraio, che è oggi, fino al 7 giugno. Dei video poi commentati da scrittori, giornalisti, oggi Giulio Giorello, docente di filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano. E invece i prossimi appuntamenti quali saranno? Il prossimo appuntamento ne faremo uno al mese, a marzo ci sarà il documentario su Alessandro Blasetti con il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri, a seguire Louis Ferdinand Selin con il giornalista Stegno Solinas, verrà poi analizzato il pensiero e l'opera di Carl Schmitt con il professor Bonvecchio e, ultimo ma non per questo meno importante, Ernst Jünger, scrittore tedesco, presentato dal giornalista e scrittore Marcello Staglieno, che lo conobbe personalmente. È importante anche ricordare che il ciclo è inserito nel festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sicuramente, può sembrare curioso che si parli in questo primo ciclo soprattutto di persone e personalità straniere, però l'idea è quella di cogliere l'occasione di un anniversario come quello del 150esimo per ricucire gli strappi che sono evidenti nella storia italiana, cercando di andare oltre quelle che sono state le fratture del passato. Proprio per non affrontare questa ferita e questo strappo in modo diretto, abbiamo pensato di cominciare con delle personalità straniere. E sicuramente, come si vedrà sia dalla proiezione dei documentari che dal commento delle persone che abbiamo invitato, non c'è nulla di fazioso, nulla di ideologico, nulla di preconcetto, ma tanta buona volontà e voglia di capire. Questo è il primo ciclo, ha appena accennato, quindi ce n'è in progetto qualche altro? Riteniamo che, se come sarà possibile, probabile, ci auguriamo, questo ciclo riscuoterà anche un successo di pubblico, verrà seguito nei prossimi mesi, nei prossimi anni, da altre serie, perché sono una ventina i profili che abbiamo a disposizione e quindi dovremmo riuscire a fare altri cicli. Perfetto, grazie mille allora a Luca Gallesi e vi aspettiamo tutti allo spazio Oberdan per Intelligenze Scomode del Novecento. Grazie.